Ragazzi, siamo in onda, allora benissimo, ci troviamo nel cuore pulsante della città di Alghero, siamo sotto Porta Terra e iniziamo questa prima puntata di Strada Facendo andando in giro qua e là nel centro storico. Andiamo, come dico sempre, a conoscere artisti, protagonisti. La città è in fermento perché siamo quasi a vigilia dei festeggiamenti di San Michele, il patrono di Alghero, quindi come potete vedere anche dalle immagini che stanno scorrendo, il lungomare Garibaldi, le Ramblas, cosiddette le Ramblas, sono in fermento che stanno allestendo gli stand per i festeggiamenti. Ci sarà un cartellone molto molto ricco. Allora, noi ci addentriamo adesso all'interno e inizieremo così a chiacchierare, a conoscere protagonisti e farci raccontare quelle che saranno le curiosità di questa settimana molto importante, anche perché dopo quasi due anni, si rimette in moto quasi un sistema che un po' stava mancando. Si respira un po' quasi aria di normalità, tra virgolette, non esattamente così. Però adesso andiamo a chiederlo un po' qua e là alle persone cosa ne pensano di questi momenti di festeggiamento e se hanno voglia di un attimino di iniziare. Venite con me, dai. Adesso tra poco festeggiamo questo San Michele. Lei come si chiama? Michele, no? No. Non ha preso il nome del patrono? Non l'ho preso, perché non sono nato qua. Ah, di dove è lei? Santo Lussurgio, Scano, quello tutto bruciato, diciamo. Ho dai. Capito, va bene. Salutiamo qualcuno? Vogliamo salutare qualcuno che ci guarda? Sì, sì, a tutti quanti salutiamo, cosa vuoi? Che cosa si mangia di buono dalle vostre parti? Ad esempio, un piatto buono qual è? Ma io non lo so, io ci sono dal 53 ad Alghero. E che cosa le piace mangiare a lei? Ah, io guardo pesce. Pesce. Io... E come lo cucina ad esempio un... No, io vado in ristorante tutte le settimane. E quindi come se lo fa preparare questo pesce? Come lo preparano loro, per me va bene. Lei accetta tutto quello... Basta che sia pesce. Va bene. In particolare che cosa le piace mangiare? L'aragosta, no? No. No. No, l'aragosta la lascio... Già la mangio. Però? La lascio ai continentali. Va bene. Salutiamo tutti, continuiamo il nostro giro. Buona giornata, ciao. Grazie per questa bella chiacchierata. Ciao. Arrivederci. Ciao. Allora, continuiamo. Vedi, così è bello. Incontri le persone così senza stare lì a perdere molto tempo. Vedi? Qua siamo in via Simon, una via che prima era una via di transito per le macchine e adesso è diventata zona pedonale. Ed è bello perché qua è diventato un po' il cuore pulsante della città. Andiamo a raccontarci questa strada facendo un titolo che abbiamo dato perché è così, come state vedendo, a presa diretta noi cercheremo di raccontare quello che viviamo in live. Continuiamo il nostro giro, ben rientrati dalla pubblicità, ancora ad Alghero, ancora siamo qua per raccontare questa mattinata strada facendo. E noi strada facendo facciamo strada, camminiamo qua, siamo in piazza Sulis e andiamo a incontrare persone, personaggi, gente. Oh, neanche farlo a caso, abbiamo trovato un amico. Allora, Massimiliano Ciria, come va? Oh, ciao Chicco, buongiorno. Ci troviamo da queste parti oggi? Eh sì, oggi siamo in trasferta ad Alghero. E come mai questa scelta oggi di una passeggiare piazza però... Garibaldi e venire a fare... Ogni tanto bisogna cambiare aria. Allora, che stagione è stata quest'anno? Molto positiva, una bella stagione, molto positiva. Con le giuste restrizioni, però abbiamo fatto una bella stagione. Che consigli ti piacerebbe dare a quelle persone che sono sempre un po' negative e che dicono no, quest'anno non è andata bene, perché c'è qualcuno che anche lo dice? Ma non penso che quest'anno qualche imprenditore possa lamentarsi dell'andamento della stagione. È stata una stagione positiva, ho sentito già un po' tutti i colleghi insomma, di zona e parlano tutti di una stagione molto positiva. Parliamo di un 20-30% in più di fatturato rispetto agli altri anni. Allora, per chi non l'avesse riconosciuto, lui non è il Sosia, ma è quello originale di Porto Torres, Piazza Garibaldi, quindi quando... Anche voi che l'avete riconosciuto volete andare a incontrarlo, Piazza Garibaldi, lui mi è preciso come lo vedete adesso, vi fa dei piatti buonissimi. Ringraziamo Cilia e la sua signora e continuiamo a girare per la strada a conoscere come di consueto artisti e protagonisti, venite con me. Ciao, ciao Massimiliano, ciao, grazie, ciao ciao. Allora ragazzi, come vedete qua siamo proprio in Piazza Sulis davanti alla torre e adesso facciamo una piccola pausa perché andiamo a incontrare un personaggio che stasera inizierà lo spettacolo. Lui si chiama Antonello Maltana, cioè, andiamo a incontrarlo, ma tra un po', venite con me. Allora, qua io vedo
serata Zero Notte, le più belle canzoni di Renato Zero. Ma siete venuti per prenotare? Certo, abbiamo prenotato due posti. Ma veramente? Certo, il 30. Ma che serata sarà? È bellissima, io conosco il cantante. Chico Solinas. Ah, è lui? Sì, certo. Ah, ho capito. Ma voi siete, come si dice, sorcini? Sorcini, sì, siamo sorcini di vecchia data. E quali sono le canzoni che ricordate di Renato Zero? Carrozzone, bellissima. E poi? Il triangolo, quello che più ci si addice. Allora, fai un invito là dentro a tutte le persone che ci stanno guardando di venire numerosi giovedì 30 per... Allora, mi raccomando ragazzi, non mancate, giovedì 30 qui... al raggio di sole da Bruno, vi aspettiamo. Però dillo bene, con Bruno, con Bruno da Bruno. Allora, Gambella. Invece tu sei Giuseppe. Giuseppe, tu sei Mario. Mario e Giuseppe, che stagione è stata questa del 2021? Ebbene, una stagione diciamo al 60%. Quindi contenti, soddisfatti, non sei... Sì, beh, per come doveva andare è andata. Bene, bene. Invece per quanto ti riguarda, com'è stata questa stagione? No, abbastanza buona. Questi giorni si festeggia San Michele, lo sapete, sì? Certo, patrono di Alghero. Ecco, certo. Quali saranno i festeggiamenti? Ci sarà un festival grandissimo con i cantalani? Guarda, la verità ti dico, io ho fatto tutta l'estate qua, non so quale sia il programma. Ho visto qualcosa a Facebook, però non lo so di preciso. Tu ne sai qualcosa? No, assolutamente niente. Va bene, allora noi ci abbiamo provato, era la scusa di incontrarci, di chiacchierare. Va bene. Volete salutare qualcuno nel frattempo, dire qualcosa? Niente, tutti quelli che vengono qua a mangiare per lo spettacolo la sera del... Del 30, giovedì, quindi 30, allora lo ripetiamo, Zero Notte, le più belle canzoni di Renato Zero, interpretate da questo Chicco Solinas, per il compleanno di Renato. Chi è sto Renato? Renato, ah, il cantante, quello originale. Quindi cena, menù, fisso, eccetera, cioè prenotazioni obbligatorie, chiamati al numero 327 20 29 500, ho fatto anche lo spot pubblicitario. Allora fatemi un saluto in Agaris. Ciao, Musbayim, l'U30 anche. Ma raccomando, venze tambetuane che venza mostrubassi, ok, tagualdino. Continuiamo, ciao, grazie, grazie. Ciao. Entriamo qua, presa diretta, entriamo a presa diretta, vediamo che cosa succede qua. Allora, siamo qui, questo è uno stabilimento balneare, capito? Cioè, qua si viene a prendere il sole, si viene a mangiare, e qua il 30 che ci sarà questo spettacolo dedicato ai sorcini. Chissà chi lo farà, voi o no, non lo so, vediamo. Entriamo. Tanto con più piacere di chiacchierare, lui è Paolo Belloni. No, un nome importante nella ristorazione isolana. Grazie, lui, molto gentile. Vieni qua, non scappare. Facciamo passare. Un nome importante. Allora, perché mi metto così che sono più alto? È meglio, no? Ti piace vedere dall'alto al basso. Raccontiamo questa serata del 30. Cosa sarà? Ce la racconti? Il 30, giovedì 30, c'è una serata con... Sì, c'è una serata che ci sarà il nostro grande Chicco Solinas, compleanno di Renato Zero. Ci sarà una serata a base di... A base, non lo so, dimmelo tu, io a base sono... Di Chicco, io a base di Chicco Solinas. Quindi qual è il repertorio? Quindi il repertorio è tutto Renato Zero, lui si vestirà, si travestirà come sa fare solo lui. Ascolta, perché in quale occasione state facendo? Perché questa serata? Perché? Perché è il compleanno di Renato Zero, il nostro quindi... caro Renato Zero. Sorcini! Se fate bravi invece che le Olimpiadi, io vi organizzo le sorciadi e vengo anch'io. Allora, appuntamento giovedì 30 settembre. Settembre, di giovedì. Di giovedì. Dalle ore 20 e 30. Venite anche alle 8 se volete. Così cenate, ci fate la vostra cena. E poi alle ore 21 e 30 inizierà questo tributo compleanno. Oh, ci sarà anche la torta. Taglieremo, spegneremo. È il suo compleanno. Spegneremo le sue 71 candeline. Caspita, è una cosa. Sarà un occhio alla testa queste candeline. Vabbè, ma se sarà... le merita. Dai. Vuoi salutare qualcuno? No, saluto gli amici del Raggio di Sole, venite tutti da noi. Sì, la torta è offerta. Da Oggiano, un grande pasticcere. Panificio Oggiano, quindi la torta è offerta loro. Detto questo, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, naturalmente. Giovedì 30. Grazie Paoletto, noi continuiamo a girare. Grazie. Ciao. No, era importante dirvelo, perché se ancora non l'avete fatto, avete il tempo di prenotare il vostro tavolo, la vostra cena. Ecco, vi faccio vedere se la camera stringe su
questa locandina, Zero Note, le più belle canzoni di Renato Zero, interpretate da questo Chicco Solinas, che non so manco chi sia, a raggio di sole, cena, menù fisso, eccetera, eccetera. Allora, quindi per prenotazioni chiamare al numero 327 20 29 500. Detto questo, mandiamo un istante di pubblicità e poi continuiamo a raccontare questa bellissima giornata, quasi vigilia dei festeggiamenti di San Michele. Venite con me perché troppo andremo a conoscere il famoso Antonello Maltana, che sarà matador la serata di stasera in via Garibaldi. Quindi stasera inizieranno i festeggiamenti e sarà lui uno dei matador della serata. Pubblicità. Allora, sono qua in compagnia di Antonello Maltana, uno dei matador della serata di questa sera, della prima giornata. Allora, qua siamo alla prima giornata dei festeggiamenti di San Miguel. La prima giornata del 24, oggi 24 settembre. Sì, e quindi? E quindi ci dobbiamo accontentare del palco, che non è tanto sufficiente per noi, perché non è coperto qua e là, che noi non possiamo affidarci a lasciare strumenti per una settimana qua. Tu lo sai. Stiamo iniziando già con le lamentele. Le lamentele, perché hai tu capito? Se saresti te al posto mio non l'avresti detto, no? Okay. No, invece parliamo del programma che svolgete. Il programma è un programma di karaoke. Hai gli amici che vengono a cantare. Per festeggiare questa cosa di San Michele, che sarà il 29, giusto che è il 29, sì. No? Dove ci saranno canti negherese, dove c'è un po' di amici che vengono a partecipare a questa cosa attraverso Giuseppe Giurato, che è lui l'organizzatore. Che è lui l'organizzatore di questo? Ha dato l'incarico a me di fare l'incarico della musica, degli amici che vengono, che hanno preparato tutto quelle pennette dove ci mettono i brani dentro, vengono in magazzino, prova, e c'è stata una settimana di lavoro, insomma, però non è un problema per me. Sono pensionato e posso farla. Voi in compagnia di chi sarai? Compagnia di Mr. My Way, che in realtà è Sergio. Ciao Sergio. Ciao Chicco. Allora, quali saranno i tuoi cavalli di battaglia stasera? Uno lo sai già, My Way. Poi faccio, sai, quello che è nelle mie corde, che sono Perry White, Joe Cocker, Mario Biondi, quelle lì. Allora, approfittiamo dell'occasione a fare gli auguri a tutti Michele, no? È giusto, giusto, giusto. Perché questo è il festeggiamento di San Michele, il patrono di Alghero. Sono Michele? Chi si chiama Michele? Ce ne sono parecchi, Non so chi, però. Va bene, allora in bocca al lupo per la serata, ragazzi. Grazie. Ci vediamo dopo. Continuiamo il nostro giro. Allora, abbiamo Berto Solinas. Omonimo Solinas, anche tu sarai presente alla... Certo, se manco io qua non si fa serata. Quale sarà il tuo ruolo? Di cantante. Ah, solo cantante? Sì, sì, sì. Organizzatore niente? No, organizza Giuseppe Giurato. Giurato. Giurato era quello di Rai 1. Esatto, Giurato. E Maltana è il nostro direttore artistico. Perché bisogna chiamarlo direttore artistico certo. Niente, speriamo di divertirci, è una bellissima festa. Niente, Chicco, manchi te. No, io sono qua, vedete, sono qua a fare le riprese e a raccontare quello che state facendo. Allora, speriamo che vada tutto bene. Salutiamo tutti. Vogliamo tanta gente che venga stasera, che si diverte. E boh. Andiamo a recuperare il allora l'organizzatore si chiama Giuseppe Giurato, abbronzatissimo sotto i raggi del sole. Lo vediamo là, rosso, evidentemente ha preso tanto sole, e andiamo a sanarlo, eccolo qua, eccolo là, Giuseppe Giurato, eccolo qua, Giurato, abbronzatissimo, sotto i raggi del sole, diceva qualcuno. Raccontiamo questa 5 giorni, questa 4 giorni. 6 giorni. Sei giorni. Uno in più. Insomma,
Praticamente per San Michele abbiamo deciso di stimolare anche la partecipazione degli amici che cantano, degli amici che suonano, e per onorare il nostro santo abbiamo deciso di fare un palchetto con una serie di musicisti. Saranno ospiti anche Antonello Colle d'Anchise, che porterà il nuovo lavoro, Angelo Manesca il cantastorie, Gianni Murro Group e tanti amici che si sono fatti avanti. Una quindicina di stand, la maggior parte di prodotti agroalimentari, gastronomia popolare, quindi i maialetti sardi, gli hamburger non potevano mancare, insomma le salsicce eccetera eccetera, la paella, il polpo inagliata, la trattoria Marco Polo, il polpo inagliata all'algherese, insomma diverse specialità, una sei giorni di tranquillità e di bene festa. Allora in bocca al lupo, e noi documenteremo con questa roba qua e cercheremo di raccontare e portare nelle case degli algheresi e non questo vostro evento. Chicco è sempre presente, sempre, un amico. Sempre, però il programma di tutti i giorni è sempre lo stesso, sempre lo stesso, tutti i giorni karaoke, no? No, 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 c'è il programma, adesso lo pubblichiamo, abbiamo un manifesto e lo pubblicheremo, cioè, poi ci saranno anche ospiti che fuori programma. Noi la seguiremo tutti i giorni, ok? Grazie, ciao. Bocca al lupo, in bocca al lupo. Continuiamo a girare, continuiamo a raccontare, continuiamo a trovare amici che in questa giornata si stanno organizzando e accingendo a allestire il loro stand. Ecco, vi ricordo che ci troviamo in via Garibaldi, esattamente nelle Ramblas algheresi, dove qua la festa sta per iniziare. Niente, andiamo avanti, nessuno vuole parlare, ecco qua, parliamo con la signora. La signora no, sono signorina. 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 Raccontiamo questa prima di questi sei giorni. Ancora non c'è niente, aspettiamo. Aspettiamo, ma c'è qualche turista in giro. Come vi siete organizzati per la festa? Voi siete distributori di birra? Sì, cosa possiamo distribuire? Se non birra e drink? Continuiamo a girare, amici, continuiamo a girare a conoscere nuovi protagonisti. Lui è uno dei tali. Ciao a tutti, buonasera. Alghero, anche oggi con questa fiera di San Michele, dal 24 al 29 settembre compreso, siamo qui presenti, varie location, varie attività, birra, alcolici e analcolici, torrone, mare, arrostite di carne, un po' di tutto. Una bella situazione, Alghero, bella, pulita, splendente, ci sono un po' di turisti. Questa non ci si può lamentare, la città sta rispondendo bene. Ah, sono contento. Sta veramente rispondendo bene perché c'è una bella situazione, veramente. Com'è stata la stagione 2021? Ottima stagione, tanti turisti, tanti italiani, un bel pubblico, si è lavorato. Baci, abbracci, e noi continuiamo a documentare questa bella giornata dedicata ai festeggiamenti di San Michele. Via! Ancora in compagnia di un altro special guest di questa serata straordinaria dedicata ai festeggiamenti di San Michele. Sono in compagnia di Giulio Tonino Alfonso. Allora, anche tu presente qua? Ma diciamo che sono presente perché ho voluto farmi vedere la città e far vedere anche magari qualcosa che non hanno mai visto, tipo questo Gandhi che sembra che parli, fa parte di uno dei miei personaggi nella storia. Da Gandhi ho fatto Madre Teresa, ho fatto il Papa, ho fatto tanti volti di persone che mi hanno colpito durante la mia vita, insomma. Michael Jackson, per dire, la stessa Marilyn Monroe, che poi che ti dica, Marx per ipotesi, destra e sinistra, e comunque ho fatto questo Alghero poi con la cretta e la resina che ho esposto un po' in giro, e ho detto ma vediamo se riusciamo a venderne qualche coppia, visto che io non vivo d'aria, perché sennò adesso ho sempre regalato. Adesso la prima che me l'ha comprato è Chicco, guarda, un euro mi ha fatto la prima mano, guarda che bello, un euro, guarda, neanche il prezzo del cartone. Vabbè, la verità è che non costa qualcosa di più, ma per Chicco gli abbiamo fatto la prima mano, sarà forse l'ultimo Chicco. Grazie che sei venuto. Allora, come nasce la passione per questa arte? Io nasco così, nasco facendo i disegni dei miei amici. Ma non è vero, perché tu sei nato facendo altro, io ti ho conosciuto facendo altro. No, la mia arte la facevo sempre per conto mio. Poi a un certo punto, quando insomma ho avuto tempo, che il lavoro mi ha preso meno tempo, allora ho iniziato a fare il giro, un giro un po' del mondo, ho fatto 220
sostanza ho preso al Vittoriano di Roma, ho avuto il Leone d'Oro, insomma ho fatto tante tante cose importanti. A Dalghero ho anche regalato un'opera contro il femminicidio che dovrebbe essere esposta in Piazza Suris, ancora non l'ho vista la verità. Poi magari vedremo nei prossimi giorni o nel prossimo mese come andrà a finire. Poi se Dalghero la metteranno, la metterò a Sassari, qual è il problema? Allora, provo a fare un po' di promozione per questo angolo che hai creato artistico. No, a me piace solo che la gente venga, una chiacchierata, parlare un po' d'arte come faccio con te, dire da cosa nasce appunto questa passione e dove mi vuole portare, capito? Io voglio lasciare le mie opere, sono quasi adesso una quindicina, voglio arrivare a 30, così ho chiesto all'universo, e lasciarle tutte insieme in una grande camera, in una mostra permanente, capito? Non mi interessa altro. Non devo allora, allora in bocca al lupo, speriamo che questo desiderio si avveri più lontano possibile, in modo che tu possa rimanere con noi più lontano possibile. Ti dico la verità, io non guardo il tempo che passa, io ho chiesto all'universo, dammi il tempo di completare la mia opera, perché ne ho tanti da fare ancora, e Padre Pio l'ho fatta. Per esempio ho dato anche, forse non so se lo ricordi, eravamo insieme, a Vecchioni gli ho dato la scultura, c'era anche tu quella volta a cosa di maggio, no? Come si chiama? A maggio dai distentali, no? Poi ho dato anche una scultura a Mimino, così si chiamava la Mia Martini. Mia Martini, certo, una scultura anche a lei. E anche una scultura l'ho data alla Canalis e così via. Insomma, ho divulgato un po' le mie opere in giro. Speriamo ne abbiano fatto tesoro. Spero di sì. Un domani magari vedranno che la mia Madonna che tu hai visto e apprezzato è stata valutata 50.000 euro. Domanda, perché non l'hai venduta? Perché sono un artista matto. Io non vendo mia mamma, questo quadro che guardo tutti a 180 gradi, per me è una cosa unica. E allora non la vendo, la tengo con me. Un abbraccio amico mio. Sei forte, Chicco. Te bello. Io sinto amore, non so di nada. Me prendo il tempo in tus manos. Haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, la domanda nasce spontanea, quindi il suo ruolo qua stasera? Canterò questa sera qualcosa e domani sera invece insieme con il coro di Guardia Grande suonerò l'organo e canteremo alcuni pezzi che normalmente così cantiamo in chiesa, ma che comunque riprendono grandi brani musicali come l'Alleluia di Cohen, come il Deus ti salvet Maria e come il The Sound di Simon Garfunkel. Il tutto sarà così con un prologo musicale dei Pink Floyd brevissimo, il brano d'organo The Sound di Diamond. E insomma, cerchiamo di dare una mano a questa manifestazione, cerchiamo di dare una mano così ad Antonello, che è un grandissimo amico, che mi ha invitato e che con grande piacere così ho accettato. Quindi stasera invece con la musica leggera di Gianni Morandi. Questa sera sarà soltanto così canto, canterò un pezzo di Gianni Morandi, il famoso C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, e poi ho preparato un brano da dedicare a tutte quante le donne, un brano d'amore di Adriano Celentano intitolato Soli. Ah, benissimo, allora in bocca al lupo per stasera, ma con la promessa magari di incontrarci quanto prima per raccontare altro. Che d'accordissimo. Ce l'avevamo già parlati tempo fa. Allora, in bocca al lupo per stasera, noi continuiamo questo giro, anzi no, non continuiamo questo giro, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla puntata di domani sera con altri protagonisti, altri ospiti, e per il momento godetevi questa bella giornata di musica. Ciao. Arrivederci, buona serata, grazie.